La misericordia divina nella mia anima. Diario di Santa Suor Faustina Kowalska. 1° maggio 1933. L'unione con Gesù nel giorno dei voti perpetui. O Gesù, il tuo cuore è da oggi mia proprietà, ed il mio cuore è tua proprietà esclusiva. Il semplice ricordo del tuo nome, o Gesù, è una delizia per il mio cuore. In verità non potrei vivere nemmeno un istante senza di te, o Gesù. Oggi la mia anima è annegata in te, come nell'unico suo tesoro. Il mio amore non conosce impedimenti nel dare dimostrazioni d'attaccamento al suo diletto. Parole di Gesù durante la funzione dei voti perpetui. Mia sposa, i nostri cuori sono uniti per l'eternità. Ricordati a chi sei impegnata. Non è possibile riferire tutto. La mia richiesta fatta nel momento in cui mi misi con le braccia in croce sotto il panno funebre. Pregai il Signore che mi concedesse la grazia di non offenderlo mai, con nessun peccato, anche il più piccolo e nemmeno con un'imperfezione. Volontaria e consapevole. Gesù, confido in te. Gesù, ti amo con tutto il cuore. Nei momenti più difficili tu sei mia madre. Per amore verso di te. O Gesù, io oggi muoio completamente a me stessa e comincio a vivere per la maggior gloria di tuo santo nome. O amore, per amore, o Santissima Trinità, mi offro a te come vittima di adorazione, come olocausto del mio totale annientamento, e con questo annientamento di me stessa desidero l'esaltazione del tuo nome, o Signore. Come un piccolo bocciolo di rosa, mi getto ai tuoi piedi, o Signore, e il profumo di questo fiore sia noto soltanto a te. Tre richieste nel giorno dei voti perpetui. Gesù, io so che in questo giorno non mi negherai nulla. Prima richiesta. Gesù, mio sposo. Amatissimo, ti prego per il trionfo della Chiesa, soprattutto nella Russia e nella Spagna, perché benedica il Santo Padre Pio XI e tutto il clero, per ottenere la grazia della conversione dei peccatori induriti nel peccato, per una speciale benedizione e luce, te ne prego, Gesù, per i sacerdoti, presso i quali mi confesserò durante la mia vita. Seconda richiesta. Una benedizione alla nostra congregazione ed un grande fervore nella congregazione. Benedici, o Gesù, la Madre Generale e la Madre Maestra e tutto il noviziato e tutte le superiore, i miei carissimi genitori. Concedi la tua grazia alle nostre educande, fortificale così saldamente nella tua grazia, in modo che quelle che lasciano le nostre case non ti offendano più con nessun peccato. O Gesù, ti prego per la mia patria, difendila dagli assalti dei nemici. Terza richiesta. Gesù, ti prego per le anime che hanno più bisogno di preghiere. Ti prego per gli agonizzanti, sii misericordioso con loro. Ti prego anche per la liberazione di tutte le anime dal purgatorio. O Gesù, ti raccomando delle persone particolari, i miei confessori, o le persone che si sono raccomandate alle mie preghiere, una certa persona, Padre Andras, Don Chaputa e quel sacerdote che ho conosciuto a Wilno che deve essere il mio confessore, una certa anima, sbarra ed un certo sacerdote, un certo religioso, al quale, come sai, Gesù, io debbo tanto, e tutte le persone che sono raccomandate alle mie preghiere. O Gesù, tu in questo giorno puoi fare tutto per coloro per i quali ti prego. Per me, ti prego, o Signore, transustanziami completamente in te e conservami sempre nel santo fervore per la tua gloria, dammi la grazia e la forza dello Spirito per compiere in tutto la tua santa volontà. Ti ringrazio, o mio amatissimo sposo,
per la dignità che mi hai conferito e specialmente per le insegne regali, che da oggi mi adornano e che nemmeno gli angeli hanno, e cioè la croce, la spada e la corona di spine. Ma soprattutto, o Gesù mio, ti ringrazio per il tuo cuore, esso mi basta per tutto. O Madre di Dio, Maria Santissima, Madre mia, tu ora sei mia madre in modo particolarissimo e questo perché il tuo amato figlio è mio sposo e quindi siamo entrambi figli tuoi. Per riguardo verso il figlio devi amarmi. O Maria, Madre mia amatissima, dirigi la mia vita interiore, in modo che sia gradita al figlio tuo santo, onnipotente Iddio, in questi momenti di tanta grazia, con la quale mi unisci a te per l'eternità, io, piccola nullità, con la più grande riconoscenza mi getto sotto i tuoi piedi, come un piccolo e sconosciuto fiorellino, il cui profumo d'amore sale giornalmente verso il tuo trono. Nei momenti delle lotte e delle sofferenze, delle tenebre e delle tempeste, della nostalgia e della tristezza, nei momenti delle prove difficili, nei momenti in cui non sarò compresa da nessuna creatura ed anzi sarò da tutti condannata e disprezzata, ricorderò il giorno dei voti perpetui, il giorno di una inconcepibile grazia di Dio.